E buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, nuovo video, ho svuotato la spesa. Siamo andati a, come si chiama? All'Eurospin a prendere un po' di cosine. E niente, adesso vi mostro il tutto. Allora, partiamo subito dalle zucchine. Ho preso un bel po' di zucchine, saranno tipo 6-7. Comunque, noi le mangiamo spesso e quindi niente, sono verdura, fanno bene, quindi zucchine, poi aglio, semplici cose di aglio, poi queste fettine della Land di formaggio fuso, è il pacco grande da 400 grammi, poi una confezione di mezze penne rigate, questa qua è da mezzo chilo. Poi questo panificio Fratelli Ceccarini, pane casale ciaffette, pane tipo zero, ed è appunto questo per fare le bruschette, insomma da mangiare così. Ok, poi vabbè, adesso lo sistemo, due confezioni di pomodorini da 500 grammi anche questi. Sì, comunque due confezioni. Che buono proprio l'odore dei pomodorini, cioè vi giuro, io amo proprio l'odore dei pomodori, pomodorini, ma della pianta proprio, cioè è una cosa strana, ma a me fa impazzire, un odore così di natura, di, non lo so, di fresco, vabbè, sono pazza io. Poi, Gouda, sempre della Land, questo arancione qui di formaggio. Poi abbiamo preso delle fese di tacchino, dei cosciotti formato famiglia, sono sei cosciotti, del macinato scelto. Poi questo mega paccone della Tremolini di Corn Flakes, proprio quelli semplici, 850 grammi, sono due buste da 425. Del marchio Foglie Verde, le tenere Valeriana. Ragazze, io amo la Valeriana. È l'unica insalata per dirvi che non mi fa reflusso o comunque non mi fa indigestione. Tipo, so che può sembrare strano, però io ho questo problema, ma so comunque anche mia madre c'ha questo problema. Quando mangia l'insalata, gli rimane proprio sullo stomaco. Stessa cosa a me. Ogni volta che la mangio mi rimane sullo stomaco, mi sento pesante, mi continua a venire su e giù, su e giù, su e giù, una cosa fastidiosissima. E per quello faccio anche fatica a mangiare l'insalata perché ogni volta sto malissimo. La Valeriana è l'unica che invece mi fa stare tranquilla. Poi, Tremolini American Sandwich. Questo pane appunto per il toast, ma quello più morbido, diciamo, quello più morbidino, non il classico che a me non piace perché è troppo secco, mi si stoppa troppo in bocca. Piadina romagnola IGP alla riminese, sempre della Tremolini. Poi abbiamo due baguette. Queste mi ricordo il prezzo, 49 centesimi l'una, sì, noi le spacchiamo sempre. Due baguettine. Mamma mia, che buon profumo! Me l'ho mangiato a pranzo, sto morendo di fame. Poi, ortofrutta meridionale, questo, sì, ortofrutta meridionale, buongiorno. Cime di rapa, che io non le sopporto, ma il mio compagno le ama. Una confezione di fragole, era un'offerta tipo 1,50 euro, costava 1,50 euro, comunque bellissime, sono proprio fresche. E tre cosi di asparagi, che non mi viene il termine, scusatemi. Sono asparago verde, dovrebbero essere 300 grammi l'uno. Sì, esatto, eccolo qua. 300 grammi l'uno. E volevo vedere foggia. Vabbè, comunque, questi asparagi verdi sono tre rametti, mettiamoli così. Ecco, da 300 grammi per 1,99 euro l'uno. Quelli che mi ricordo, vi dico i prezzi, il resto no. Poi, altro round, abbiamo queste pere, che non mi ricordo come si chiamano, quelle cuore o tipo, boh, non mi ricordo, queste qua, piccolene col culetto grosso, insomma, queste pere, lo ripeto un'altra volta, kiwi, non c'è scritto, tant'è, mezzo chilo,
No, un chilo di kiwi, melanzane, queste qua sono 4 melanzane, quelle tondone grosse, non quelle sottili, limoni, che ragazze non avevo più limoni e quelli del Lidl mi hanno fatto la muffa in 0,2, vi giuro, ma proprio muffa, 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 io boh, non so cosa pensare, o non le, non, cioè, mi divido a metà che o sono tipo congelati, li mettono lì, li vendono e poi fanno subito la muffa, oppure sono freschi, però, cioè, anche un limone fresco, non, quello tipo anche nella pianta, o quello che prende tipo anche al mercato, che prende al mercato mia madre, non ha mai fatto la muffa così in fretta, cioè quello del Lidl mi diventa proprio marcio, ma boh, vabbè. E fatemi sapere se succede solo a me o capita anche a voi questa cosa. Quindi niente, questo qui, ho preso questi bei limoni, ma sono proprio belli, di Aurospina, può essere eccellente, speriamo di sì. Poi pane per i tramezzini, una bottiglia di Collina d'Oro olio di semi di mais, un cuore d'iceberg, un cuore insomma, una lattuga iceberg. Poi qui abbiamo pezzo di pollo, delle fresche fette e petto di tacchino, sono da 140 grammi l'una, esattamente. Ok, sto guardando la scadenza, il petto di pollo ha la scadenza più lunga. Poi, due piandine di sedano, era proprio la busta fatta così a 1,99€, quindi sedano, che lo uso appunto, vabbè, per il ragù, per fare la carne o comunque dei sughi, il sedano lo uso molto. E poi mi dura molto anche, lo uso molto ma mi dura molto. Un'altra confezione di fragole. Poi si sta andando giù perché ho mangiato un pezzetto di baguette, mamma mia che buono. Allora abbiamo preso queste zampine qui, queste zampine bianche. Dai, stai ferma, adesso si stiracchia tutta. Abbiamo preso, dai, spostati. Scusate, questa cassetta d'acqua, questa cassa d'acqua da, sono 12 bottiglie per 0,5 litri, sono, se le porta poi al lavoro mio compagno, che tanto lui beve poco, queste qua li bastano. E abbiamo preso questo latte, perché ragazze? Perché adoro questa chiusura. L'avevamo preso anche più o meno un mesetto e mezzo fa, però non vi avevo registrato il video perché abbiamo fatto proprio una spesa da tre cose. E ciao Tato, qui abbiamo l'altro principe, solo un occhio. Ciao bellissimo. E niente, quindi scusate ma io santo. E abbiamo preso questo latte appunto perché, perché io mi trovo stra bene, ma veramente bene 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 con, dai passate, dai, con la chiusura, cioè vi mostro, è latte intero dei pascoli italiani, un litro, ma c'ha questa chiusura così, cioè voi alzate, vediamo se voi alzate qua e chiudete come un tappo normale, ma troppo comodo, troppo troppo comodo, super approvato. Poi marmellata della Puerto Sol fragola senza zuccheri aggiunti, meno 75 kcal. Devo vedere un attimo dietro. Dove cacchierò là? Boh. Ecco, sì, poi ho trovato gli ingredienti che erano qui. Quindi marmellata senza zuccheri aggiunti, panna spray senza zucchero aggiunti della Land, 3 barattoloni di passata di pomodoro e Delizie del Sole da 700 grammi, poi 3 confezioni da 4 scatolette, quindi 4, 8, 12, tonno all'olio vegetale della Atena, quindi queste scatolette qua di tonno, poi foglie verde, le cipolle dorate, abbiamo preso 2 reti, quindi 2 buste di cipolle da 1 kg. Oh mio Dio, guarda questa che brutta! No!
perché ho preso la prima, ho visto che era bellissima, ho detto dai, ne prendo un'altra, sarà bello uguale. Mannaggia, che schifo. E vabbè, quella la butterò. Poi, grana padano DOP pascoli italiani, 7,78 € per 537 grammi. Poi il mio compagno si è preso Puerto Sol, ananas a fette in succo d'ananas, Macedonia. Sì, per tutte le nutrizioniste che mi scrivono commenti molto agguerriti sotto i miei video. È un uomo grande e grosso, vaccinato, ok? E se si vuole mangiare questa roba qui, se la può mangiare. Non la mangia ogni giorno, vabbè che a voi non devo dare spiegazioni comunque. Ma, cioè, è in salute, sta bene e comunque fa quel che vuole. E se le mangia ben venga, al posto di non mangiare proprio frutta almeno mangia questa. Poi fagioli Red Kidney, questi sono tipo i fagioli barlotti, insomma, credo, penso, due confezioni e due meloni retati. Ragazzi, della linea Amo Essere Eco, ho preso lo sgrassatore universale, ripreso perché appunto avevo acquistato molti mesi fa, non mi ricordo quando, e ragazze, mi sono trovata strabene perché, a parte che ha un odore, un profumo molto leggero, tutti quelli che usavo ultimamente, per fortuna che ho finito, anche quello per il bagno della Mastrolindo Lenor, sì, in collaborazione con Lenor, ragazze, mi ha ucciso, veramente, non ce la facevo più, non vedevo l'ora di finirlo, un chimico, puliva bene per carità, ma di un chimico che... Non riuscivate a stare in bagno dopo che, cioè, mentre anche pulivo non riuscivo, dovevo continuare a uscire dal bagno perché mi mancava il fiato. Veramente un prodotto troppo aggressivo. Questo qua è anche quello della Chantecler alla lavanda. Mamma mia, che schifo. Cioè, per carità, puliscono bene, ma hanno quell'odore troppo chimico, forte, pesante, che vi fa male alla gola, al naso, vi brucia. Almeno a me faceva così, sarò sensibile io, ma mai più nella vita. E quindi adesso sto puntando magari sulla linea Winnis o quella Amo Essere Eco di Eurospin. Vorrei provarla un po' tutta piano piano. Questo qua appunto ho già provato, mi sono trovata bene, molto leggero, erogatore fantastico, veramente super comodo, eroga bene il prodotto, non fa chiazze, macchie, proprio fantastico, vi giuro, è rigido, vi parlo sempre dell'erogatore. Molto valido come prodotto, costa poco e non dà fastidio, quindi top, bravi Eurospin. Ragazzi, siccome dobbiamo andare da Tigo Tao Risparmio Casa, adesso vediamo perché devo far scorta appunto di detersivi, ovviamente avevo pochissimo coso per i piatti, detersivo per i piatti, già che ero lì ho detto sai cosa, tanto mi piaciucchiava abbastanza, non me lo ricordo mai se è questo o quella della Lidl che non mi piace. E quindi vabbè, l'ho ripreso da 3 litri detergente pianti della Dexal, profumo di limone. Un bel rattolone. E niente, ho preso anche costui. Bene ragazzi, ultima busta perché non ce la faccio più. Allora, burro, pascoli italiani. Queste come da masticare che poi le darò a lui. Pasta, altre mezze penne rigate da mezzo chilo. Il Fontal, giusto, della Land. Formaggio fresco spalmabile, tipo il dupe della Philadelphia, insomma, sempre della Land. Spaghetti. Ah, ha preso spaghetti, non spaghetti numero 3. Chissà se li mangerà, perché non gli piacciono questi qua grossi. Parlo dei miei compagni, insomma, preferiamo quelli un po' più sottili. Un chilo. E pennette rigate. La pasta l'ha presa lui, perché io stavo guardando i fagioli. Pennette rigate, da 3 mulini. Poi, fette biscottate al malto d'orzo, fetta spessa, con faccio colazione al mattino. E per finire, finalmente, due confezioni di riso, sempre delizie del sole, riso parboiled, per le tue insalate di riso, e riso basmati per i tuoi contorni. Questo sottile, insomma, i basmati lo conoscete tutti, e il parboiled, insomma, sai, ecco, un chilo, niente ragazzi, questa è stata tutta la nostra spesa, e fatemi vedere un attimo quanto abbiamo speso, questo mega scontrino gigante, aspettate,
Ok, abbiamo speso 137,46 euro. Direi che comunque è un ottimo prezzo per tutta la roba che abbiamo preso. Comunque il grana costa, la carne costava perché comunque il macinato 5 euro, il tacchino 4 euro quasi, i cosciotti altri quasi 5 euro, 4,86 o 5,86. Comunque sono prodotti appunto che costicchiano. E niente, come prezzo mi sembra veramente ottimo per tutta questa robina qua. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, vi mando un grosso bacione e ciao!